L'Hyperion Tempo Elite 2 non so se ne vale la pena, più che altro perché hanno poco mercato e ci viene a costare. L'origine di scarpe per il controllo antipronazione risale agli studi biomeccanici di fine anni 70, quando fu introdotto un inserto mediale per superire alla qualità davvero pessima dell'intersuola, per evitare che il piede tendesse a pronare durante la corsa, pronazione in movimento naturale, ossia muoversi eccessivamente verso l'interno, cosa che genera ovviamente forze di impatto, che di solito sono 3-4 volte pari al proprio peso del corpo, e quindi a distribuire lo sforzo garantendo di conseguenza una maggiore protezione al piede stesso. Interessante notare che solamente nel nostro sport, ma anche nel cricket, è stato introdotto qualche anno fa il concetto di inserto mediale, però già dal 2014 Brooks inventò. Andando avanti di 30 anni, nel 2014 Brooks inventò con le Transcend 1 il concetto di guide rail, concetto che è stato ovviamente riportato anche in queste Glycerin 19 GTS, che di fatto sono esattamente la stessa scarpa e che consentano ai podisti amatori iperpronatori di effettuare corse in tranquillità senza dover necessariamente preoccuparsi di eventuali rischi di infortunio, perché questo guide rail consente a noi podisti amatori di correre in tranquillità. Dal mio punto di vista, e questo ce lo dicono molti studiosi di biomeccanica di corsa, il guide rail gestisce un problema che di fatto non è stato ben analizzato negli anni. Tenete conto che una scarpa funziona con un inserto mediale solamente se la scarpa stessa è già stabile di per sé. Tutta questa premessa per dire che queste Glycerin 19 GTS sono già stabili nella versione standard, quindi vi chiederete: ma questo guide rail serve oppure no? Per rispondervi, come al solito, vediamo le spec. Sono scarpe di 298 grammi, differenziale 10, 31 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, scarpe davvero molto stabili. L'azienda americana sottolinea a livello di marketing che il guide rail funziona solamente quando serve. Sappiate che nei miei test su delle corse lente, ci ho corso più di 150 km, ho notato che fondamentalmente la velocità di pronazione, nel mio caso, è intorno a 750 gradi al secondo, mentre l'angolo di pronazione è di circa 10 gradi, o per essere più precisi, meno 10 gradi, e di conseguenza la mia correzione per la pronazione è intorno ai 5-10%, e penso che questa scarpa, essendo davvero molto stabile, venga consigliata non soltanto a podisti amatori evoluti, ma anche a podisti amatori debuttanti o coloro i quali sono leggermente in sovrappeso. Non fatico a suggerire questa scarpa anche a chi pesa 90 kg, di solito parliamo di solamente coloro che pesano meno di 75. Questa è la scarpa ideale per chi corre a tutte le distanze e a tutte le velocità. Prima di passare la parola ad Andrea, questa scarpa non è assolutamente molto reattiva. Dai miei test ho notato che con i sensori RunScribe la stiffness verticale è di circa il 25%, misurata in kN, inferiore rispetto a quella di una scarpa tra virgolette pensata per corse veloci, ma credo che questo non sia davvero un problema. Sappiate infine che, come dicono gli americani, questa scarpa ha un'ammortizzazione muta, c'è ma non si sente, ha però un carattere distintivo, una protezione eccezionale. Come ripeto, la consiglio a tutti coloro che pesano anche 90 kg. Io lascio la parola ad Andrea, che qualche giorno fa ho intervistato al campo di Garbagnate. Vado a bermi un confi. Nel frattempo voi stay strong, keep running, e ci vediamo alla prossima. Buongiorno Andrea, siamo arrivati finalmente alla recensione delle Glycerin 19 GTS. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma fondamentalmente, ciao a tutti, fondamentalmente Brooks, l'avevo già detto l'altra volta, aveva fatto una buona scelta di mercato, secondo me, cioè rifare la stessa scarpa neutra e per chi prona, per chi iperprona.
Fondamentalmente credo che a costi per loro sia molto più conveniente, e anche per noi c'è molta più chiarezza, perché alla fine prendo una scarpa a massimo ammortizzamento con il controllo, o posso prendere una 3 con un pochino più leggera con il controllo, eccetera eccetera. Quindi diciamo che c'è molta meno confusione sul mercato. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Abbiamo già raccontato che comunque le Glycerin 19 sono molto stabili. Queste sono super stabili, ma chi le raccomandi? Sicuramente sono una scarpa per pronatori, sicuramente sono delle scarpe per chi vuole fare dei lunghi maratona, perché con l'inserto del guide rail, anche se sono neutro, andando avanti con le corse, quindi dopo i 30 km mi affatico un po', col piede cederò, invece con il guide rail riesco a non pronare, quindi non affaticare le caviglie e le ginocchia. E a livello di ritmi cosa suggerisci? Tutti i ritmi, anche quelli veloci, oppure solamente sono pensate per correre i lenti? Sono scarpe pensate per correre lenti, provate, e davvero devo dire che faccio fatica a correre forte, perché come la Glycerin 19 ha il problema di fare la transizione, quindi tacco punta, e di non far correre di avampiede. Quindi quando si vuole spingere davvero forte la scarpa non si riesce, perché è una scarpa che è nata per fare i lenti e deve morire per fare i lenti, quindi si fa fatica a tirarla fortissimo. Hai parlato di distanza, hai detto della maratona, per quali distanze in generale le utilizzeresti? E poi anche pensi che, visto che tra un mese ci sarà il campionato italiano sui 100 km, si può usare anche per questa gara? Allora, ti dirò, intanto una scarpa daily trainer per tutti, per i pronatori assolutamente, per chi non prona direi che è una scarpa da utilizzare magari il giorno dopo dei lavori tosti, in quanto si è un po' stanchi e ritorno al discorso di prima, che un po' si cede. La utilizzerei in tutte le distanze del lento, soprattutto su quelle più lunghe, e per il passatore, se che mi hai fatto venire una buona idea, sì, la utilizzerei, anche se non lo corro, correrò, la utilizzerei per fare magari la seconda parte, dove sono un pochino più stanco e dove ho bisogno di maggior protezione. Quest'anno il campionato italiano sarà a Imola, 20 giri, 5 km, quindi magari cambiare le scarpe diventa più facile. Sperando che non piova come al Gran Premio. E invece a livello di battistrada cosa ci sai dire? Avevo messa giù, il battistrada è uguale a quello della Glycerin 19, un ottimo battistrada che non si consuma neanche, secondo me, sull'asfalto a 40 gradi. È da prendere esempio la suola del battistrada di Brooks, perché sulla pista bianca comunque fa abbastanza presa, e sull'asfalto è perfetto, e hanno migliorato anche la parte sul grip, sul bagnato, che ai tempi con le Ghost mi ricordo che era praticamente correre su dei pattini. La vera domanda che ci hanno posto qualche giorno fa nelle altre recensioni è: a livello di ammortizzazione, sappiamo che non è un'ammortizzazione da cuscino, ma come la definiresti? Un po' come l'ammortizzazione delle Nimbus, è un'ammortizzazione che non la senti comodissima, ma sai che c'è, quindi sai che hai una scarpa sicura, ma che non è così confortevole come se fossimo seduti sul divano, diciamo. Quindi sì, al contrario della Invincible, che invece ti sembra di sprofondarci dentro, di sentire tutta la sua morbidezza e tutta la sua coccolosità, questa invece è un'ammortizzazione che vai sulla fiducia, diciamo. Quindi sì, ripeto, sai che c'è, ma non la senti così tanto. A livello di scarpe simili, parlavi delle Nimbus 23, a quali scarpe assomigliano queste Glycerin 19 GTS? Mi hai fregato le Nimbus, però anche le Vomero sono molto simili, le Vomero sono nettamente più dinamiche, però come ammortizzazione, come sensibilità sono molto simili. In casa Mizuno abbiamo la Sky, che non abbiamo mai recensito, e forse sarebbe anche loro, magari lo potremmo richiedere, però come idea è simile. Adesso la Sky, da quanto so, hanno fatto la versione Bounce, e quindi sarà da provare anche quella, però dico Nimbus 23, Vomero 15 e di altre scarpe tipo a casa Adidas non me ne vengono, perché sono molto più morbide, diciamo, quindi direi di fermarmi qua. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e difetti di questa scarpa?
Allora, il primo pregio, ma credo che lì sia di casa Brooks, è che hanno, ripeto, che hanno fatto la scarpa neutra e da pronatore. L'altro pregio che è figo è il guide rail, perché è un sistema che ti permette di, che ti aiuta a non pronare quando stai pronando, quindi si attiva tra virgolette quando ce n'è bisogno, quindi volendola potrebbero usare dei neutri. Il battistrada molto buono, si consuma poco, e il difetto secondo me è che hanno fatto la pianta un po' strettina e non è così confortevole quando ti metti sulla scarpa, quando indossi la scarpa. A livello di calzata, stesso numero o mezzo numero in più? Io lì sono indeciso se il mezzo numero in più, non l'ho potuto provare, ma diciamo che il mio numero mi sta giusto giusto, il mezzo numero di più forse avrei avuto più respiro, ma forse dopo in avampiede troppo lunga. Di certo provando il tuo, che è mezzo numero in più rispetto al mio, si sta sicuramente molto meglio, il piede è molto più coccolato. Si sta meglio, però tipo sulla Glycerin 19 normale, che era il mio numero, forse l'avrei presa, il discorso era quello, forse l'avrei presa di mezzo numero in più. Però è da provare, lì un po' soggettivo. Andrea, a livello Brooks, quali altre scarpe proveremo qui sul canale nei prossimi giorni? So che ci hanno chiesto in tantissimi le Hyperion Tempo e so invece che le Hyperion Elite 2 non so se vale la pena provarle, cosa ne pensi? No, le Hyperion Tempo bisogna provarle, ci sta, perché sono delle scarpe diciamo da allenamento che vale la pena provare. Le Hyperion Tempo Elite 2 non so se ne vale la pena, più che altro perché hanno poco mercato e ci viene a costare tanto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Adesso magari andiamo a berci il tuo famoso cappuccio. No, meglio il cappuccio ve l'ha criticato, lo fanno tutti ma me l'hanno criticato perché c'è il politically correct. Andiamo a berci un caffè e ricordatevi il caffè, anzi qualcuno sta ritornando, grazie mille. Va bene, ciao, alla prossima.